Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i bambini dovrebbero dedicare almeno 3 ore al giorno al gioco all'aperto, una necessità tanto più urgente dopo la reclusione forzata della pandemia, quando hanno guadagnato ancora più spazio videogame e telefonini. Va incontro a questo messaggio il progetto Esci fuori, cresci dentro, per promuovere il valore insostituibile del gioco come esperienza di crescita per i più piccoli. A partire da un decalogo, un manifesto del gioco attivo redatto da un comitato scientifico composto da esperti del mondo dell'infanzia, come Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo manifesto serve a rimettere il gioco al centro dell'esperienza di vita dei bambini. I bambini hanno il diritto a giocare, per loro un ingrediente fondamentale per la loro crescita e il loro benessere, e gli adulti hanno il dovere di garantire questo diritto per i bambini. Negli ultimi 2 anni è stato un diritto negato, bloccato, represso per tutti i motivi che conosciamo, e in questo momento, che è un momento di ritorno alla vita e di riapertura alle esperienze attive, dire esco fuori, cresco dentro vuol dire permettere ai bambini di riappropriarsi di luoghi in cui possano giocare insieme ad altri bambini. Nel manifesto sono scritti alcuni aspetti fondamentali del gioco come mezzo per scoprire le emozioni, per fare esperienza o per introdursi alla socialità. Il punto 4 si sofferma sul principio che sbagliare fa parte del gioco, come ha ricordato la psicologa Marta Rizzi. Attraverso il gioco noi abbiamo la possibilità davvero di sbagliare, di recuperare, di reinventarci, di scoprire quali possono essere i nostri limiti, ma anche le nostre risorse e qualità nella costruzione di noi. E l'altro punto è quello del lotto, che è io gioco tempo indicativo presente, ed è un po' alla base della psicoterapia, cioè un lavoro su se stessi nella qui e ora, per cui è la possibilità di non andare troppo avanti nel futuro ed essere proiettati appunto verso ambizioni troppo grandi per se stessi, né invece ancorati al passato. A presentare in Sardegna, al Forte Village, il progetto Esci fuori, cresci dentro è l'azienda di giochi Little Tykes. Oltre al manifesto sono tante altre le iniziative parte del progetto. A partire da Scendi in cortile, come ha raccontato Daniela Pavone, Head of Marketing MGA Italia. Con Esci fuori, cresci dentro abbiamo voluto dare anche un grande focus ai cortili come area dove il gioco attivo può prendere vita, può essere centrale, e può essere anche il centro di una socialità nuova. Quante volte succede che non conosciamo i nostri vicini e proprio attraverso il gioco dei nostri bambini questo invece può cambiare completamente. I condomini d'Italia ubicati in zone disagiate sono chiamati a candidarsi per ricevere dei playset gioco da esterno per rendere questi spazi più adatti. C'è inoltre un'altra iniziativa, Giocare per Bene, finalizzata alla raccolta di donazioni che saranno devolute alla Fondazione Archè, la quale attraverso diversi progetti sostiene concretamente le mamme in difficoltà e i loro bambini, aiutandoli a superare situazioni di disagio sociale ed economico.